tutti, ben trovati al meteo. Vediamo le previsioni del tempo nei prossimi giorni. Guardiamo le immagini del satellite. Il drago africano, così l'hanno definito gli esperti di Trebi Meteo, ovvero l'anticiclone nordafricano, continua ad interessare la nostra penisola da nord a sud. Un'estate che si presenta particolarmente soleggiata e calda, salvo qualche defaillance del mese di luglio. Un'estate però da non paragonare a quella del 2003, anche perché ci sono delle zone italiane, soprattutto al centro e al sud, che non hanno mai visto una goccia di pioggia. Diverso invece la situazione al nord, dove con regolarità ci sono state piogge e temporali, soprattutto su Alpi e anche sul Piemonte. Quindi vediamo nel dettaglio che tempo farà domani, perché continuano le belle giornate di sole, cieli sereni o poco nuvolosi su tutta l'area di Monza e Brianza, perché l'alta pressione continuerà ad interessare la nostra penisola, salvo qualche infiltrazione umida proveniente dall'Atlantico. Le temperature saranno in rialzo, quindi non abbandoniamo l'idea del caldo che continuerà almeno fino al 10 di agosto e poi approfondiremo più avanti. Infatti le minime saranno attorno ai 20 gradi, le massime invece attorno ai 32 gradi. Solleone anche nella giornata di venerdì, tregua con qualche pioggia temporale tra sabato e domenica, da lunedì invece torna il sereno con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Ed ora salutiamo un nostro telespettatore in vacanza a Madrid, Tommaso Croce, che ricordiamo ha mandato questa bella immagine grazie all'indirizzo mail non solo meteo @mbtv.it. E anche voi segnalateci le vostre mete delle vacanze o dove avete passato qualche momento bello in compagnia dei fidanzati, delle fidanzate o semplicemente della vostra famiglia. Inviateci e segnalateci anche gli eventi della provincia. Infatti si torna a ballare sotto le stelle a Brugherio dal 3 agosto fino al 2 settembre presso l'area feste di Viale Sant'Anna. Il meteo torna più tardi e domani con gli aggiornamenti alle 19:10. Buona serata!